cose grandi è il cuore. E questo è il tema della 31esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli. Un saluto cordiale a tutti dai padiglioni della Fiera di Rimini ed in particolare dallo stand di AVSI, l'organizzazione non governativa che ci ospita oggi per questo nostro primo appuntamento quotidiano dal Meeting. Accanto a me c'è Rose Businge, è la nostra prima ospite di oggi insieme con i suoi ragazzi che avete sentito pochi istanti fa e che sentite ancora in sottofondo. Sono stati loro i primi protagonisti di questa edizione del Meeting. Tra poco con loro parleremo della loro eccezionale testimonianza che ha commosso migliaia di persone nella giornata di ieri. Alla mia destra invece c'è Don Stefano Alberto, che è docente di introduzione alla teologia all'Università Cattolica di Milano, lo stesso corso che fu di Don Luigi Giussani, e che terrà qui domani l'intervento sul tema del Meeting. Questo tema tutto centrato sul cuore. Cominciamo allora a parlarne per cercare di capire perché il Meeting quest'anno ha scelto di porre al centro il cuore. Perché è un'occasione importante per, aiutati da Don Giussani, recuperare il senso profondo di questa parola, recuperarlo non in termini teorici, non in termini dialettici, ma a partire dalla propria esperienza. Il problema, lo dico subito, è che questa parola, come tante, oggi è ridotta a sentimentalismo, ridotta a istintività, contrapposta, come diciamo, sentimento soggettivo alla razionalità oggettiva, mentre la cosa affascinante è proprio a partire dalla propria esperienza che il cuore è qualcosa di profondamente mio, immanente dentro di me, ma è dato, mi è dato con la nascita, primo. Secondo, che il cuore è, possiamo dire, la ragione nel senso più pieno del termine, cioè la ragione, non la ragione moderna che è misura, chiusura, ma la ragione come apertura a tutti i fattori provocata dalla realtà, ha come un'autocoscienza, sente vibrare dentro di sé i criteri oggettivi per giudicare. Giussani li chiama quelle evidenze, la più clamorosa è io in questo momento non mi faccio da me, quelle esigenze di bellezza, di felicità, di verità, di bontà, che sono il volto interiore di ogni uomo, anche se uno non se ne accorge o anche se uno si ribella a questo. Il cuore e l'economia, il cuore e la politica, il cuore e il dialogo tra identità e culture, saranno questi i temi del Meeting di quest'anno, ma come il cuore c'entra con tutto ciò? Il cuore c'entra con tutto ciò perché il cuore è grido di felicità, cioè se c'è un tradimento della propria esperienza umana è quella di accontentarsi di quello che riusciamo a misurare, che riusciamo ad afferrare. Sembra un buon senso che aiuta la vita, in realtà è una prospettiva soffocante. Quello che un antico filosofo espresse in termini molto efficaci, però limitati, no? Jung, che dice non faremo un passo oltre noi stessi. Nell'esperienza non è così. L'uomo, se è uomo, ha esigenza di costruire, esigenza di comunicare, esigenza di affermare, pur dentro al dramma, alle difficoltà anche grandi della vita, alle contraddizioni, ai limiti, anche all'esperienza del proprio male, una positività inesorabile. Per questo, senza nessun cedimento a un ottimismo di facciata, ma partendo appunto dalla concretezza di quello che sentiamo dentro come sede di felicità, ancora una volta affermare che la prima risorsa è l'uomo stesso, la prima risorsa è questo io che desidera costruire. Una testimonianza di positività inesorabile l'hanno data ieri
i ragazzi ugandesi che sentiamo accompagnarci e che ascolteremo ancora nel corso di questa mezz'oretta insieme. Accanto a me c'è Rose, zia Rose come la chiamano loro, tra poco la sentiremo. Prima vorrei far ascoltare a tutti alcuni frammenti della testimonianza che ieri questi ragazzi hanno portato al meeting e che ha commosso il meeting. Ascoltiamo alcune frasi da loro pronunciate ieri e poi le commentiamo con Rose. Sono Cesar e ho 22 anni. Nel 97 i miei genitori sono stati uccisi dai ribelli nella guerra dell'Uganda. Mi chiamo Freddy Komakec, 21 anni. I ribelli hanno fatto un raid nel nostro villaggio ed hanno prelevato i miei genitori. Quindi dopo aver ucciso i miei genitori sono rimasto con niente. Mi chiamo Luigi Giussani. Questo nome mi è stato dato quando, appunto, insieme a padre Caron, il mio buio della morte è svanito e tutto si è riempito di canzoni di felicità. Mi ricordo che nell'anno 2007 padre Caron è venuto in Uganda ed è venuto al meeting point di Kampala. Il modo in cui mi guardava, quel suo sguardo che leggevo nel suo volto, era uno sguardo diverso anche da quello di zia Rose. Mio padre e mia madre sono stati veramente bruciati in un bus dai ribelli. La vita per me era finita. Caron è venuto al Meeting Point International e ricordo ancora quello sguardo, uno sguardo che mi ha penetrato fino alle ossa, fino al midollo. Mentre parlava, seguivo questo suo sguardo ed è stato come se questo buio della morte si riducesse sempre di più. E mi sono chiesto, ma chi è costui? Chi è quest'uomo con questo sguardo così intenso che mi guarda in questo modo? Secondo me faccio bene a seguire questo uomo, a scoprire cosa c'è dentro di lui, che scoprire che cosa gli fa avere questo splendido sguardo. E a quel punto tutto è cambiato nella mia vita. È venuto Caron in Uganda, l'ho incontrato anch'io e ho visto in lui uno sguardo che veramente mi ha ribaltato, uno sguardo che sembrava riuscire a rimettere assieme i frammenti della mia vita. Sono andato da Rose, le ho chiesto di essere battezzato, volevo essere dove era Caron. Rose, abbiamo ascoltato le testimonianze di questi ragazzi, ma che cosa è accaduto loro? Io non lo so cosa gli è accaduto, però io desideravo di essere come loro, perché dopo l'incontro con Caron a me non mi è successo niente, l'ho guardato come Caron, ma loro sono stati commossi e quasi quasi rinvidiavo. Perché mentre mi chiedevo delle citazioni di Carone, dei punti, cosa ha detto, invece loro andavano avanti, erano cambiati e desideravo di essere cambiato anche me. Ma loro hanno incontrato Carone attraverso di te? No, hanno incontrato quando Carone ha fatto l'incontro. Con i miei malati c'erano quasi 200 persone, infatti loro hanno incontrato Caron non è faccia a faccia, l'hanno incontrato nella folla, non è che gli ha parlato personalmente, ha parlato a tutti i malati e anche a tutti noi, c'eravamo lì, nessuno si è ricordato che Caron è mai venuto in Uganda, invece loro hanno smontato tutto. E da quel momento è cambiato tutto per loro, ma anche per voi? È cambiato per me, perché da quando hanno detto che Caron era il capo del movimento, capo della fraternità, io l'ho guardato, siccome obbedivo Don Gius, l'ho guardato come il sostituto, il capo. E quando i ragazzi ho visto che loro l'hanno guardato, hanno cambiato,
è come se è cambiato anche per me lo sguardo a Caron. Adesso lo guardo guardando dove sta guardando, a che cosa sta guardando. Mentre lo guardo così è come divento una cosa sola con quello che Caron sta guardando. Non è perché è Caron, ma proprio quando parla di quella contemporaneità di Cristo, guardandolo lo guardo accadere. Mentre accade, accade anche in me. Così questa cosa mi unisce a Caron. Continueremo a parlare con Rose tra qualche minuto. Adesso proviamo a fare un passo in un'altra direzione, apparentemente. Parliamo di spettacolo. Parliamo di spettacolo perché uno dei momenti della prima giornata, forse il momento più significativo, sicuramente quello più spettacolare della prima giornata, è stato proprio il momento serale, quello che ha visto protagonista Caligola. Ecco, guardiamo un frammento tratto dallo spettacolo di ieri sera e poi ne parliamo con i protagonisti. Il cone, sì, Caligola. Tu pensi che io sia pazzo? Sai bene che non penso mai. Sono troppo intelligente per cascarci. Ma io non sono pazzo. Anzi, non sono mai stato più lucido di così. È solo che mi è venuta un'improvvisa sete di impossibile. Le cose così come sono non mi paiono di tutto riposo. L'opinione è piuttosto diffusa. Ah, è vero. Io prima non lo sapevo, ora lo so. Il mondo, così com'è, non mi riesce sopportabile. Perciò voglio la luna. O la felicità, o l'immortalità, qualche cosa, diciamo, di pazzesco, ma che non appartenga a questo mondo, Ilicone. Il discorso fila. Peccato che più delle volte non si riesca a portarlo fino in fondo. No, tu non lo sai. È proprio perché di solito non lo si porta fino in fondo che il risultato è negativo. Ma basterà, forse, tenersi rigorosamente logici fino alla fine. Era un frammento di Caligola e la Luna, tratto dal Caligola di Albert Camus, è stato lo spettacolo inaugurale del meeting di ieri. Protagonista Stefano Pesce, che è qui accanto a me. Innanzitutto complimenti per l'interpretazione di questo Caligola, testo sicuramente non semplice e testo importante per il teatro del Novecento e non solo per il teatro del Novecento, un classico. Perché hai accettato la sfida? Sì, la sfida, io non penso che sia proprio una sfida, cioè ho accettato, è sempre, qualsiasi testo è una sfida, questo è un personaggio molto impegnativo, perché è un personaggio stratificato, perché è un personaggio che si occupa dei temi fondamentali dell'uomo, cioè della ricerca della felicità, di come ottenerla, di come raggiungerla, e penso che serva fare uno spettacolo del genere perché il pubblico abbia la possibilità di indagare insieme agli attori, insieme al regista che lo mette in scena, e di indagare che cosa succede all'animo umano. Camus prende un uomo, un imperatore, non a caso, perché ha tutte le possibilità di azione, è libero, no? Può fare, è un uomo che può, e lo fa agire secondo una logica assurda per poi poterlo uccidere. Otello Cenci, il regista e il produttore dello spettacolo, responsabile anche degli spettacoli del meeting. Perché il meeting ha scelto di aprire con Caligola? Perché Caligola parla del desiderio dell'uomo, parla del suo desiderio di felicità e della condizione in cui è posto, che questa risposta, questo desiderio non si può dare da solo. E quindi è un grido drammatico e tragico nel caso di Caligola, perché
non riesce ad avere la risposta. E parlando di cuore, parlando di desiderio, di cose grandi, sicuramente Caligola parte con questo bisogno e imposta tutto il suo governo secondo questa ferrea logica che lui la chiama. Il problema è che, nonostante riconoscendo che ha bisogno di qualche cosa d'altro, è lui stesso che impone come ottenere la risposta. Presentando il programma, lo spettacolo ieri durante la conferenza stampa, hai detto che il teatro e lo spettacolo, questo spettacolo in particolare, non è tanto un problema o solo un problema di interpretazione, ma di condivisione. Che cosa hai voluto condividere con il meeting? Beh, col meeting ho voluto condividere questo spettacolo, cioè incontrare persone e idee diverse, anche diverse dalle mie. Vedo che questo è un posto dove si cerca il dialogo, e questo in un mondo, nel mondo nostro contemporaneo, è veramente una cosa fondamentale, perché si tende invece, in questo mondo secondo me, ad affermare le proprie verità e basta, cioè io la penso così, punto e basta. Tu come la pensi invece? Creare valore è un passo successivo a affermare la propria verità, cioè io la penso in un modo, tu la pensi in un altro, creare valore è un'altra cosa. Ora, fare teatro è creare valore, perché si devono incontrare per forza idee di direzione e idee di interpretazione. Voi vi siete incontrati per questo spettacolo, vero Otello? Sì, ci siamo incontrati per questo spettacolo e il rapporto, come dire, si è stretto da parte mia, perché abbiamo subito posto a tema una questione che è propria di qualsiasi uomo, quindi è anche un lavoro il nostro che permette questo, quindi di saltare tanti magari passaggi intermedi nel rapporto e di arrivare a questioni molto personali e umane. E sicuramente questo ha permesso di stringere un rapporto di amicizia più velocemente. Grazie. Grazie anche a Stefano Pesce. Il meeting non è fatto soltanto di incontri e di spettacoli, è fatto anche di mostre, ed in particolare di una vogliamo parlare con Sandro Chierici, che è il curatore della mostra dedicata ad Anzica e alla nascita di Solidarnosc. Ecco, per quale motivo dedicare a questa edizione del meeting una mostra alla nascita del sindacato libero polacco? Direi per due motivi. In primo luogo, perché tra le cose grandi che il cuore ci fa desiderare c'è quella di poter costruire insieme, attraverso il nostro lavoro, una società in cui sia bello vivere, una società libera, una società giusta, una società in cui il lavoro dell'uomo, di ciascuno, abbia un senso e porti un frutto per il bene di tutti. E in questo senso la lezione che ci dà Solidarnosc, che ci porta Solidarnosc, è una lezione tremendamente attuale, cioè la lezione che attraverso un'amicizia che condivide il bisogno del vivere è possibile costruire una società più bella e più vivibile per tutti. Il secondo motivo è che nei giorni in cui si svolgeva lo sciopero di Solidarnosc si svolgeva anche la prima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, e noi che eravamo presenti allora ci ricordiamo tutto quello che è stato per noi il condividere l'esperienza di Solidarnosc. E io mi rendevo conto, proprio preparando la mostra, che io non ho mai raccontato questa cosa ai miei figli. Invece, secondo me, noi abbiamo il dovere di raccontare la nostra storia ai nostri figli, e questa è una bella occasione per farlo. Grazie. Una persona che ha raccontato ieri una parte della propria storia, della storia del proprio popolo, è stata Mary McAleese, la presidentessa di Irlanda. È stata protagonista di un incontro intitolato Le forze che cambiano la storia sono le stesse che cambiano il cuore dell'uomo. Ascoltiamo il frammento conclusivo del suo intervento. Io so che quando si scrive la storia si citano grandi nomi, ed è giusto che sia così. Tuttavia, il lavoro, l'operato alla base, nelle case, sul posto di lavoro, di quelle persone che hanno subito l'odio, e le persone che sono in grado di parlare con i colleghi, il marito, gli amici, il capo,
non parlano parole d'odio, non sono parole accettabili, e questo è l'unico modo per arrestare la tossina dell'odio, fare la voce che parla più forte degli altri e non accetta il passare dell'odio. Io penso che qui al meeting, ecco, voi sapete benissimo che l'idea che ispira questo meeting sarebbe solo una bella idea, a meno che un gruppo di persone, di volontari, anno dopo anno, non si sia impegnata a costruirla, svilupparla, sostenerla con amore e passione. E chi può dire, magari molti cuori sono cambiati qui e altrove grazie al meeting. Grazie Rimini per quello che fate. Mi sembra che la presidentessa d'Irlanda abbia colto il cuore del meeting. Perfettamente, in questo senso, che chi viene qui non vive appena una settimana costruendo, mettendo in piedi qualche cosa che poi si smonta e viene tutto rimandato all'anno successivo. Chi viene qui fa esperienza di un metodo e di uno sguardo. Il metodo è quello del realismo, partire dalla realtà, da quello che ci colpisce e ci interessa. E lo sguardo è quello che rende ogni azione qualche cosa di potenzialmente cosmico. Questa è la rivoluzione cristiana, che non dura appena una settimana, ma per tanti di noi, per tanti che vi partecipano, incide come nella consapevolezza che il valore di un gesto, fosse anche il gesto più umile di chi adesso sta preparando una collana con le strisce di carta, a chi è chiamato a responsabilità di governo, a chi pulisce poi quando tutto si chiude alla sera, il valore di un gesto sta nella coscienza che questo gesto partecipa alla totalità del significato. E questo che costruisce una civiltà. L'alternativa è l'effimero, è la gara a chi la spara più grossa, come menzogna e come grottesca caricatura di una ricerca del vero. In questo senso siamo ben consapevoli che il tempo rende ragione a questo sguardo, non come un particolarismo, ma come il lavoro di ciascun io che dà in questa consapevolezza nuova il suo contributo al bene di tutti, al famoso e così necessario bene comune. Abbiamo cercato di incontrare alcuni di coloro che hanno lavorato al meeting, non qualcuno dei 3.000, oltre 3.200 volontari che stanno lavorando oggi al meeting. Abbiamo incontrato alcuni dei 700, più di 700 che hanno lavorato nella fase del pre-meeting, che hanno costruito tutto quello che in questa settimana accadrà. Ecco, ascoltiamo le loro testimonianze. Lavorare qui la gente penso chiarisca molto. Do tutto e anche gratis, perché siamo qua gratis. A Barcellona, sono mezzo italiano, sì, italo-spagnolo. Non buttare via niente. La legge dell'uomo è il darsi e non il risparmiarsi, diciamo, no? Io qua sto verificando come dando il mio tempo in un'opera come il meeting mi costruisco anch'io da dentro, capito? Vedere proprio sul campo come l'unità viene fuori da seguire. Tirar sul meeting poi è occasione per cioè tirar su anche dei rapporti, per cui conoscersi e nel lavoro assieme e crescere assieme. Siamo ungheresi. La cosa impressionante è che sei contenta te, cioè non è che lo fai per volontarismo o perché aiuti gli altri, aiuto me. Ricevuto la possibilità di fare questa mostra, siamo stati molto contenti. Ciao, sono Virginia e vengo da Barcellona. Da anni che volevo capire come funziona il mistero. Faticoso, ma è bellissimo. Vedendo le facce di questi ragazzi che aiutavano, siamo sempre curiosi. E qui la gente trova la risposta, sono convinto.
qualcosa da aggiungere? Direi di no, quello che è stato detto è eloquente. Io posso testimoniare, conoscendo tantissimi di queste persone che vengono a lavorare, che appunto questa settimana è non un esempio, ma una pedagogia, cioè introduce poi nella vita di tutti i giorni, nella fatica dello studio, del lavoro, questo sguardo che diceva un'amica non è un volontarismo, un gonfiare i muscoli e provare a resistere o a fare qualche cosa, ma è la curiosità, come lo sguardo di un bambino che sa, desidera, è teso a scorgere in tutto ciò che capita, non solo le cose belle ma anche le prove della vita, quel significato che l'uomo non può darsi ma che profondamente gli corrisponde, perché non è né un'idea né un'analisi, ma è la sorpresa di una presenza umana, quella di Cristo. Grazie a Don Stefano Alberto. Rose, prima proprio Don Stefano ha fatto un cenno alle tue nostre amiche che sono qui accanto a noi, che stanno lavorando. Chi sono e che cosa stanno facendo? No, questi sono un po' dei malati di AIDS dal Meeting Point International e stanno facendo le collane con la carta. È il loro lavoro? Lavorano anche nella cava, però scoprendo che con la carta puoi fare qualcosa è meno faticoso. Però secondo me il problema non è la carta, ma è il perché lo fanno. Perché loro, malati, poveri, scoprendo il senso della vita e perché vivono nonostante malati, hanno scoperto anche come se tu scopri il senso della vita, il valore della vita, lo curi e lo proteggi. Quante di queste persone, di queste ragazze, di queste donne avete incontrato in questi anni? Io ho 2500 bambini, partendo da zero età fino a 30, e con 2000 pazienti malati di AIDS registrati. Sei infermiera e il Meeting Point di Campale è un punto di riferimento per queste persone, forse l'unico punto di riferimento. Come nostro modo di curare la gente è unico. Alberto Piatti, segretario generale di AVSI, siamo qui vostri ospiti, grazie innanzitutto. E per concludere questo nostro primo incontro, che cosa AVSI porta al meeting, oltre alla testimonianza di Rose, dei suoi amici, delle sue amiche? Molti altri incontri sono previsti. Dunque, innanzitutto vi ringrazio di aver deciso di fare questa trasmissione in questo stand, e pensavo mentre vi ascoltavo che la precarietà di questa struttura, come la necessaria precarietà di tutte le strutture che durano una settimana, contrastano con quel profumo di eterno, con quel sapore di eterno che si respira camminando in questi padiglioni. Ciò che noi portiamo al meeting non è diverso da ciò che avete detto fino ad ora. C'è un'espressione di Benedetto XVI nel messaggio per la pace del 2009, sinteticamente geniale: bisogna che ogni uomo riscopra la innata dignità o la nativa dignità. Certo, può essere sepolta dalla fame, dalla nudità, dal pericolo, dalla spada o dalla malattia, dalla miseria, e noi interveniamo cercando di risolvere, di aiutare il bisogno che emerge, ma bisogna arrivare al cuore, come avete descritto, perché solo questo è il principio di uno sviluppo, la possibilità che si riscopra la innata dignità di essere ad immagine del Creatore, e quindi che il cuore, questo desiderio di vero, di bello e di giusto e di significato, possa accendere il protagonismo dello sviluppo. Grazie. Vorrei concludere con una sorpresa. Ieri gli amici di Rose l'hanno fatta al meeting, oggi hanno accettato di farla anche a noi. Non sono solo degli abilissimi suonatori di percussioni, come avete potuto sentire nel corso di questa mezz'ora, sono anche degli ottimi cantori e cantori di montagna. Hanno accettato di salutarci con la frase, una strofa di uno dei più famosi canti alpini italiani.
e ascoltiamoli e poi ci saluteremo. Siete pronti? Un momento per sistemarsi. Ed ecco. Thank you.